Buongiorno, siamo qui con il dottor Mauro Miceli, che è un farmacologo e un biologo clinico, e con lui parliamo di una cosa importantissima, l'ipossia, cioè la mancanza di ossigeno che affligge spesso le nostre cellule, che porta particolari problemi. Prima di tutto, dottor Miceli, che cos'è l'ipossia? Si intende con ipossia, dunque l'ipossia può essere di varia natura. Generalmente si intende, diciamo, una concentrazione ridotta di ossigeno a livello cellulare. L'ossigeno, ricordiamo che è il primo nutriente, cioè la cellula, le cellule vivono perché c'è l'ossigeno. L'ossigeno è quello che permette poi di bruciare carboidrati, lipidi, eccetera. Tutto è il componente, per cui è importantissimo. Ricordiamo che l'ossigeno è trasportato dalle cellule all'emoglobina, eccoci, e quindi è, diciamo, il trasportatore, la proteina che trasporta l'ossigeno ai tessuti del polmone, insomma, ecco. Quindi è importante che il primo nutriente veramente da essere, deve essere, diciamo, garantito alla cellula umana è proprio l'ossigeno, è un'adeguata concentrazione di ossigeno. Quindi abbiamo compreso che chiunque di noi può avere una mancanza di ossigeno e non saperlo, ma la seconda domanda che le faccio è: questo può provocare fenomeni infiammatori? Sì, infatti negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, studi molto importanti fatti a vario livello hanno preso di studi che erano stati fatti, pensate, 90 anni prima dal premio Nobel Warburg, che studiava per esempio l'ossigeno, cioè il fatto che la cellula a basso contenuto ossigeno, diciamo ridotta concentrazione di ossigeno, fosse collegata proprio allo sviluppo, per esempio, di tumori, e che ha indotto proprio, diciamo, il conferimento a Warburg nel 1930 del premio Nobel. Poi questi studi sono stati come messi nel cassetto. Ricordo che Warburg, tra l'altro, è un grandissimo biochimico, che è il maestro, diciamo, anche di un altro suo grande allievo, è Krebs, che ha definito il famoso ciclo di Krebs, cioè tutto, diciamo, colui che poi ha dato, diciamo, uno sviluppo importante alla biochimica respiratoria della cellula. Ecco, dopo tanti anni questo problema è stato ripreso da eminenti scienziati e sono arrivati addirittura poi al conferimento del premio Nobel proprio per come la cellula utilizza e sensore l'ossigeno in maniera ottimale, mediante dei fattori specifici, e questi tre appunto, ricercatori nel 2019 hanno preso il Nobel, con mia grandissima soddisfazione, perché da anni, diciamo, per me è stato quasi un regalo che mi hanno fatto. Ecco, la domanda che lei mi ha fatto, sì, è collegata, perché poi è venuto fuori un'altra cosa importante, che nell'ipossia della cellula, proprio questa della bassa concentrazione di ossigeno, si sviluppa un fattore che si chiama HIF-1, è stato proprio il conferimento del premio Nobel a questi tre, il quale ha tutta una serie di azioni purtroppo negative a livello, diciamo, di quello che può essere lo sviluppo poi di proteine specifiche, e fra questi c'è anche un collegamento alla stimolazione di un altro fattore, una molecola praticamente viene prodotta quando la concentrazione di questo fattore ipossico, si chiama, quello si sviluppa quando la cellula soffre molto in carenza di ossigeno. E questo fattore, che ha un nome, ora lo dico così, nuclear factor KB, è una molecola infiammatoria e tumorigena. Caspita. Quindi questo collegamento adesso, ipossia e infiammazione, ha preso veramente corpo negli ultimi 10 anni. Quindi non è, diciamo, campato per aria a sostenere che mancanza di ossigeno alle cellule, infiammazione e anche patologia tumorale. Patologia tumorale, molto collegata, molto molto collegata. Certo. Infatti si è scoperto proprio che maggiore, diciamo, anzi più bassa è il livello di ossigeno a livello delle cellule, e maggiore la probabilità che si possano verificare fenomeni, ovviamente che, diciamo, sono poi indotti da tanti fattori, che possa svilupparsi proprio fenomeni tumorali. Ecco, questa è una cosa importantissima che abbiamo scoperto col dottor Miceli, e a questo punto domando se c'è qualche rimedio che possiamo adottare per evitare di entrare in carenza d'ossigeno. Allora, intanto tutte quelle che sono le norme della, diciamo, dello stile di vita corretto, ma non dimentichiamoci sempre l'esercizio fisico corretto, aerobico, è molto importante. Poi ovviamente negli anni sono sviluppate una serie di studi a questo proposito, ci sono anche dei supplementi addirittura che favoriscono proprio anche il trasporto dell'ossigeno a livello cellulare, proprio le potrei ricordare uno, il detrosulfazime per esempio, no? Che ha una molecola veramente interessante, ha degli studi forse unica, ho fatto una formulazione che favorisce, si è vista proprio la saturazione dell'ossigeno cellulare. Poi altre, legate a questo meccanismo che vi ho detto, che è il collegamento ipossia, basso livello di ossigeno, infiammazione, gli studi sono venuti fuori anche studiando molecole che potessero bloccare
questi fattori infiammatori cronici che poi lentamente, giorno dopo giorno, questo è il problema, certo, in modo silente, certo, la gente non avverte una sintomatologia, certo, ma quando avverte è tardi, cioè a famoso discorso ti diranno, ma io stavo bene, mi sembrava di stare bene, e invece sì, ti sembrava di stare bene, e di fatto poi non ti sorprendere se poi c'hai una patologia cardiovascolare o ancora peggio tumorale, insomma. Certo. Quindi ci sono i supplementi, per esempio, che possono favorire proprio anche tutta quella che è la funzione respiratoria, e potrei citarne tanti, ecco, uno è il coenzima Q10, per esempio, ma antinfiammatori ci possono essere la stessa curcumina, lo stesso estratto di tè verde, la quercetina contenuta in concentrazione elevata nel vino rosso buono, insomma tanti, sono tanti supplementi che vanno presi, consigliati da persone qualificate, questo è molto importante, quindi un medico, un biologo, un farmacista, siano preparati, insomma tutti quelli che hanno quelle competenze, ma soprattutto che siano, non importa il titolo suo di laurea, ma se persona ha fatto un percorso, lo dico sempre, dottori lo si, non è che se ne diventa col titolo della laurea, lì si comincia, dottori si diventa sul campo, il vero dottore diventa dopo, con quello all'inizio, quando dice sono diventato dottore, ah, omicione, ho detto io, cioè, non è che sei arrivato, stai cominciando, cioè è l'inizio di un percorso, farai dopo specializzazioni, master, magari anche un'altra laurea, cioè non bisogna mai smettere di studiare. Ecco, le faccio un'ultima domanda, può essere utile ai fini di capire come è messo il nostro organismo effettuare un test del bulbo capillare? Sì, certo, infatti questa, io ero scettico all'inizio, no? Quando diciamo è stato messo a punto questo test, e invece poi io ho capito anche che certamente oggi tanti test di valutazione, come questo è di tipo biofisico, un biofisico particolare perché va a vedere, secondo me, quanto ho capito, la vibrazione, che il bulbo capillare è una sonda, una spia, tant'è vero che viene usato anche per il dosaggio di altre sostanze, il miliardogramma è un test, ma adesso anche per la ricerca delle droghe. Quindi in questo caso si tratta di un test biofisico che, se a quanto ho capito, diciamo che diciamo non è il mio specifico settore, certo, io mi occupo di biochimica applicata, tuttavia per quello che ho capito come biofisica proprio riesce a trasmettere, ogni molecola ha una vibrazione sua specifica, in questa maniera su un algoritmo fatto su tantissima statistica molto larga riesce a indicare alla persona non tanto una diagnosi ma un'indicazione che può supportare il professionista, medico, biologo, farmacista proprio nel consigliare giusto o confermare una diagnosi. Ecco, per... quindi non è, diciamo, diagnostico, in modo assoluto, però è di supporto. Quindi, per riassumere in poche parole, 3 bulbi di capello messi in questo meraviglioso dispositivo vi aiuteranno a capire che direzione sta prendendo il vostro corpo e favoriranno il medico nella formulazione di una diagnosi. Sì, esatto, la diagnostica, oppure o tutti quelli che diciamo possono consigliare o prescrivere supplementi adeguati e poter indirizzare in maniera giusta. Cioè io lo feci anche sui miei, e chi me l'ha fatto mi ha detto che è un ottimo rapporto, per esempio omega 3, omega 6, evita gli scontri, dissi beh per forza tutti i giorni mi supplemento, perché è inutile predicare se non si applica, tutti, certo, i giorni mi faccio un protocollo preciso anch'io, perché vorrei essere così a 95 anni, dato che ho deciso di arrivare. Allora ringraziamo tantissimo il dottor Miceli, che ritroveremo in altre interviste, e lo salutiamo. Grazie. Grazie Monica. Grazie.